Un visitatore dall'Egitto di Frank Belknap Long. Lettura di Libri in pillole. In un tetro e piovoso pomeriggio di agosto, un signore alto e molto magro bussò timidamente sul vetro appannato della porta dell'ufficio del curatore di un museo del New England. Indossava un soprabito di cincilla blu scuro, un cappello di feltro verde oliva con il cocuzzolo affusolato, guanti gialli e ghette. Una sciarpa di seta blu a pois bianchi gli avvolgeva il collo e gli nascondeva completamente la parte inferiore del viso e tutto il naso. Solo una piccola porzione di carne rosea e rugosa era visibile al di sopra della sciarpa e al di sotto della fronte, ma dal momento che questa parte visibile conteneva gli occhi, era interessante per quanto era scarna. Tanto interessante che esigeva un rispetto immediato. Gli uscieri, cui era garantita una generosa retribuzione settimanale solo per sistemare metri di tappeto rosso tra l'ingresso principale e lo stretto corridoio che portava all'ufficio del curatore, lasciarono perdere le loro abituali domande asinine e condussero direttamente il signore con la sciarpa in quelli che un romanziere vittoriano avrebbe chiamati sacri recinti. Dopo aver bussato, il signore attese. Attese pazientemente, ma qualcosa nelle sue maniere faceva pensare che fosse estremamente nervoso, turbato e chiaramente ansioso di parlare con il curatore. Eppure, quando infine la porta dell'ufficio si spalancò e il curatore guardò infastidito da dietro gli occhiali cerchiati d'oro, il signore non fece altro che tossire e allungare un biglietto da visita. Il biglietto da visita era elegante e tradizionale e squisitamente inciso. Non appena il curatore l'ebbe letto, la sua espressione subì un'alterazione straordinaria. Di solito era un individuo assai riservato, con un lungo volto pallido e occhi tristi e accondiscendenti, ma d'improvviso divenne ridicolmente amichevole e salutò il visitatore con una cordialità quasi isterica. Afferrò la mano alquanto flaccida del visitatore e la strinse con un gesto rigido e buffo. Annuì, si chinò, sorrise affettatamente e sembrò quasi fuori di sé dalla gioia. «Se solo avessi saputo, Sir Richard, che eravate in America! I giornali sono stati insolitamente silenziosi, offensivamente silenziosi, sapete? Non riesco a immaginare come siate riuscito a sfuggire ai cronisti. Di solito sono così insistenti, così indecentemente curiosi. Veramente non riesco a immaginare come ci siate riuscito». «Non avevo voglia di parlare a vecchie idiote, fare conferenze davanti a un pubblico di mattoidi e vedere la mia foto sui vostri assurdi giornali». La voce di Sir Richard era stranamente acuta, quasi effeminata, ed era tremolante per l'intensa emozione che l'animava. «E mi rammarico di non essere completamente sconosciuto in questa regione». «Vi capisco, Sir Richard», mormorò il curatore, cercando di calmarlo. «È naturale che desideriate la tranquillità per studiare e fare ricerche. Non fate caso a quello che il volgo dice o pensa di voi. Un atteggiamento encomiabile, davvero studioso, Sir Richard. Un atteggiamento splendido. Vi capisco e simpatizzo con voi. Noi americani ogni tanto dobbiamo essere gentili con la stampa, ma non avete idea di quanto ci metta i bastoni tra le ruote, se mi è permesso usare una espressione colloquiale efficace ma eccessivamente rozza. È veramente così, signor Richard. Non ne avete idea, ma entrate! Entrate, ad ogni modo. Siamo enormemente onorati della visita di uno studioso tanto eminente». Sir Richard si inchinò rigidamente e precedette il curatore nell'ufficio. Scelse la più comoda delle cinque sedie dallo schienale di pelle che circondavano la scrivania del curatore e vi sprofondò con un sospiro appena percettibile. Non si tolse il cappello né allontanò la sciarpa dal viso roseo. Il curatore scelse una sedia al lato opposto del tavolo e tese educatamente una scatola di Havana. «Sono estremamente dolci», mormorò. «Ne volete assaggiare uno, Sir Richard?» Sir Richard scosse la testa. «Non ho mai fumato», disse e tossì. Seguì un lungo silenzio, poi Sir Richard si scusò per la sciarpa. «Ho avuto uno sfortunato incidente sulla neve», spiegò.
Sono inciampato su di un ponte e mi sono tagliato la faccia abbastanza gravemente e in condizioni veramente impresentabili. So che mi scuserete se non toglierò questa sciarpa. Il curatore ansimò. Che cosa orribile, Sir Richard! Simpatizzo con voi, credetemi! Spero che non resteranno cicatrici. Bisognerebbe chiedere consiglio a un esperto in un caso del genere. Spero... Sir Richard, avete consultato uno specialista, se mi è concesso chiederlo? Sir Richard annuì. Le ferite non sono profonde, non è niente di grave, ve l'assicuro. E ora, signor Busby, mi piacerebbe discutere con voi della missione che mi ha portato a Boston. I reperti predinastici trovati a Luxor sono in mostra? Il curatore restò lievemente sconcertato. Aveva aperto la mostra dei reperti di Luxor proprio quella mattina, ma non li aveva sistemati ancora in modo soddisfacente per i suoi gusti e avrebbe preferito che quell'esimio ospite li visitasse in una data posteriore. Ma avvertiva con molta chiarezza che Sir Richard era tanto interessato che nulla l'avrebbe indotto ad aspettare. E poi il curatore era orgoglioso di quei reperti ed era lusingato dal fatto che il migliore egittologo inglese fosse arrivato in città espressamente per vederli. Di conseguenza annuì amabilmente e confessò che le ossa erano esposte e aggiunse che sarebbe stato felice e onorato se Sir Richard le avesse volute vedere. «Sono veramente meravigliose», spiegò. «Il puro tipo egiziano, dolicocefalo, con tutti i tratti relativamente primitivi. E quanto alla datazione, Sir Richard, risalgono almeno all'8000 avanti Cristo». «Le ossa sono colorate?» Direi di sì, Sir Richard. Sono meravigliosamente colorate e i colori originali non sono affatto sbiaditi. Blu e rosso, Sir Richard, con una predominanza di rosso. Un'usanza veramente assurda, mormorò Sir Richard. Busby sorrise. L'ho sempre ritenuta patetica, Sir Richard. Infinitamente divertente, ma patetica. Pensavano che dipingendo le ossa avrebbero preservato la vitalità del corpo corruttibile. La corruttibilità aggiunta all'incorruttibilità, per così dire. Era blasfemo! Sir Richard si alzò dalla sedia. La faccia al di sopra della sciarpa era stranamente bianca e c'era un luccichio metallico, freddo, nei piccoli occhi neri. Cercavano di ingannare Osiride. Non avevano alcuna idea delle realtà soprannaturali. Il curatore lo guardò con espressione interrogativa. Che cosa intendete dire precisamente, Sir Richard? Sir Richard trasalì lievemente nel sentire quella domanda, come se si stesse destando da qualche strano incubo, e la sua emozione svanì rapidamente come era nata. Il luccichio si spense nei suoi occhi ed egli si riappoggiò pigramente allo schienale della sedia. Io ero solo divertito dal vostro commento, come se dipingendo le loro mummie potessero ripristinare la circolazione del sangue. Ma questo, come sapete, Sir Richard, sarebbe accaduto nell'altro mondo. Era una delle prerogative più caratteristiche di Osiride. Lui solo poteva resuscitare i morti. Sì, lo so, mormorò Sir Richard. Contavano molto su Osiride. È strano che non sia mai venuto loro in mente che il dio avrebbe potuto offendersi per la loro presunzione. State dimenticando il libro dei morti, Sir Richard. Le promesse che vi sono contenute sono molto precise ed è un libro antichissimo. Sono convinto che risalga al 10000 avanti Cristo. Avete letto il mio saggio sull'argomento? Sir Richard annuì. Un lavoro molto dotto, ma io credo che il libro dei morti, così come lo conosciamo, sia un falso. Sir Richard! Parti di esso appartengono indubbiamente al periodo predinastico, ma credo che il giudizio dei morti, che definisce le prerogative giudiziarie di Osiride, sia stato inserito da qualche sacerdote intrigante nel periodo storico. È un tentativo deliberato di modificare il carattere implacabile della suprema divinità dell'Egitto. Osiride non giudica, prende. Prende, Sir Richard? Precisamente. Immaginate che qualcuno possa mai ingannare la morte. Lo immaginate, signor Busby? Immaginate che Osiride restituisca alla vita gli stupidi che sono tornati da lui? Busby arrossì. Era difficile credere che Sir Richard parlasse sul serio. Allora, credete veramente che il carattere di Osiride, così come noi lo conosciamo, sia... un mito, sì.
Una fantasia deliberata e infantile. Nessun uomo può comprendere il carattere di Osiride. È il dio oscuro, ma egli tesorizza se stesso. Eh? Busby era genuinamente sorpreso dal tono feroce con cui era stata pronunciata l'ultima osservazione. Che cosa avete detto, Sir Richard? Niente. Sir Richard si era alzato e stava davanti a un piccolo scaffale girevole che si trovava al centro della stanza. Niente, signor Busby, ma la vostra predilezione per i romanzi mi interessa estremamente. Non immaginavo che leggeste il giovane Finchley. Busby arrossì e parve genuinamente afflitto. Di solito non mi piacciono, disse. Di solito detesto i romanzi e quelli del giovane Finchley sono incredibilmente stupidi. Non è nemmeno uno studioso passabile, ma quel libro ha... beh, c'è qualcosa di buono. Lo stavo leggendo questa mattina in treno e l'ho messo temporaneamente insieme agli altri libri perché non ho nessun posto dove metterlo, capite, Sir Richard? Tutti abbiamo il nostro punto debole, eh? Un romanzo ogni tanto è... beh, suggestivo, no? E H.E. Finchley è piuttosto suggestivo, talvolta. Lo è veramente molto. I suoi libri sull'Egitto sono dei veri capolavori di immaginazione. Voi mi stupite, Sir Richard. L'immaginazione in uno studioso è da deplorare. Ma naturalmente, come ho detto, H.E. Finchley non è uno studioso e le sue opere sono talvolta illuminanti se non le si prende troppo seriamente. Conosce il suo Egitto. Sir Richard, non posso credere che lo approviate veramente. Un semplice romanziere. Sir Richard aveva preso il libro e l'aveva aperto a caso. Se mi è permesso, signor Busby, conoscete il capitolo 13, la trasfigurazione di Osiride? Perdonatemi, Sir Richard, ma non lo conosco. Ho saltato quella parte. Quella robaccia grottesca mi fa repulsione. Veramente, Busby? Ma il repellente è di solito interessante. Ascoltate. È fuor di dubbio che Osiride provocasse strani sogni nei suoi adoratori e che possedesse il loro corpo e la loro anima per sempre. Osiride era ispirato per amore della morte da un'ira diabolica verso il genere umano. Nel fresco della sera egli camminava fra gli uomini, sulla testa portava la corona dell'Alto Egitto e le sue guance erano gonfie di un vento che uccideva. Aveva la faccia velata, così che nessun uomo poteva vederla, ma sicuramente era una faccia vecchia, molto vecchia, morta e secca, perché il mondo era giovane quando Osiride morì. Sir Richard chiuse di scatto il libro e lo rimise nello scaffale. «Che cosa ne pensate, Busby?» chiese. «Sciocchezze», mormorò il curatore. «Sciocchezze e basta». Naturalmente, naturalmente. Signor Busby, vi è mai venuto in mente che un dio possa fare, in senso figurato, una vita da cani? Eh? Gli dei si trasfigurano, come sapete, vanno in fumo, per così dire, in fumo e in fiamme. Diventano pura fiamma, puro spirito, creature senza corpo visibile. No, no, Sir Richard, non mi era mai venuto in mente. Il curatore rise e diede una gomitata a Sir Richard. «Che senso dell'umorismo bestiale!» mormorò tra sé. «Gli uomini sono incredibilmente stupidi!» «Sarebbe spaventoso, per esempio, continuò Sir Richard, se il dio non controllasse la propria trasfigurazione, se il cambiamento avvenisse frequentemente e inaspettatamente, se condividesse, per così dire, il triste destino del dottor Jekyll e Mr. Hyde!» Sir Richard si stava dirigendo verso la porta. Si muoveva con una strana andatura strascicata e le sue scarpe scricchiolavano con un bizzarro rumore sul pavimento. Busby gli fu immediatamente alle costole. «Che cosa c'è, Sir Richard? Che cosa è accaduto?» «Niente!» La voce di Sir Richard si alzò in un isterico diniego. «Niente! Dov'è la toilette, Busby?» «In fondo alla rampa di scale che vi è a sinistra, alla fine del corridoio», mormorò Busby. Vi sentite male?» «Non è niente, niente», mormorò Sir Richard. «Devo bere un bicchiere d'acqua, questo è tutto. Le ferite mi hanno danneggiato la gola. Quando diventa troppo secca, mi fa molto male». «Buon Dio», mormorò il curatore. «Posso mandare qualcuno a prendere l'acqua, Sir Richard? Posso farlo? Non vi disturbate?» «No, no. Insisto che non lo facciate. Tornerò subito. Per favore, non mandate a prendere niente.»
Prima che il curatore potesse ripetere le sue proteste, Sir Richard aveva attraversato la porta ed era scomparso lungo il corridoio. Il signor Busby si strinse nelle spalle e ritornò alla scrivania. «Una persona veramente straordinaria», mormorò. «Erudito e originale, ma bizzarro, decisamente bizzarro. Eppure è piacevole pensare che abbia letto il mio saggio. Uno studioso della sua fama avrebbe potuto anche trascurarlo. Lo ha definito un lavoro dotto. Un lavoro dotto. Molto gratificante, ne sono certo». Busby tagliò e accese un sigaro. «Naturalmente ha torto a proposito del libro dei morti», rifletté. «Osiride era un dio benevolo. È vero che gli egiziani lo temevano, ma solo perché si credeva che giudicasse i morti. Non c'era niente di essenzialmente crudele o malvagio in lui. Sir Richard si sbaglia completamente. È strano che un uomo così eminente possa andare tanto fuori strada. Non riesco a definirlo altrimenti. Fuori strada. Credo che veramente le mie argomentazioni l'abbiano impressionato, però ho visto che era impressionato, Le piacevoli riflessioni del curatore furono interrotte bruscamente e inaspettatamente da un grido nel corridoio. «Portate con gli estintori giù, presto, pezzi di...» Il curatore trasalì e si alzò rapidamente. La volgarità violava tutte le regole del museo e lui aveva sempre insistito sul fatto che si obbedisse alle regole. Avanzò a passi decisi verso la porta, la spalancò e guardò con espressione incredula lungo il corridoio. «Che cos'era?» gridò. «Qualcuno ha chiamato!» Sentì dei passi affrettati, le grida di qualcuno e poi un custode apparve all'estremità del corridoio. «Venite presto!» esclamò. «Dallo scantinato salgono fumo e fiamme!» Busby gemette. Era spaventato per il fatto che accadesse una cosa del genere con un ospite così distinto. Si precipitò lungo il corridoio e afferrò bruscamente il custode per un braccio. «Sir Richard è uscito?» domandò. «Rispondimi! Sir Richard è ancora nella toilette!» «Chi?» ansimò il custode. «Il signore che è sceso nel sotterraneo qualche minuto fa! Idiota! Un signore alto con un soprabito blu!» «Non lo so, signore! Non ho visto salire nessuno!» «Buon Dio!» Busby divenne frenetico. «Dobbiamo andare immediatamente a prenderlo. Credo che si sentisse male. Probabilmente è svenuto». Avanzò a grandi falcate verso l'estremità del corridoio e guardò nella tromba delle scale piena di fumo. Immediatamente sotto di lui tre custodi avanzavano cautamente. Fazzoletti bagnati, assicurati intorno al viso, li proteggevano dal fumo acre e ognuno reggeva con un braccio teso un estintore cilindrico. Mentre scendevano le scale, spruzzavano il liquido contenuto negli estintori nelle spirali di fumo azzurrino e letale. «Era peggio un minuto fa!» esclamò il custode che stava al fianco del signor Busby. «Il fumo era più denso e aveva un odore terribile, la stessa puzza che avevano quelle uova di dinosauro quando le disimballaste per la prima volta la primavera scorsa, signore!» I custodi ora avevano raggiunto la base delle scale e gettavano occhiate circospette nella toilette. Per un momento guardarono in silenzio, poi uno di loro gridò a Busby. «Il fumo è meno denso qui, signore! Non vediamo fiamme! Entriamo?» «Sì, entrate!» La voce del signor Busby aveva un tono tragicamente acuto. «Fate quello che potete, per favore!» I custodi scomparvero nella toilette e il curatore aspettò con aria sofferente e ansiosa. Il cuore gli si straziava al pensiero di quale sorte era probabilmente toccata al suo distinto ospite, ma non riusciva a pensare a nessun'altra soluzione. Sinistri presagi si affollavano nella sua mente, ma era nell'impossibilità di agire. Fu allora che cominciarono gli strilli. Qualsiasi fosse la loro causa, erano veramente spaventosi, ma cominciarono così improvvisamente, così inaspettatamente, che sulle prime il curatore non riuscì a formulare nessuna teoria su cosa li avesse provocati. Uscirono così improvvisi, così orribili dalla toilette, rimbombando nei corridoi vuoti, che il curatore poté solo guardare e ansimare. Ma quando gli strilli divennero comprensibili, quando le grida di paura divennero suppliche e quando anche il linguaggio in cui erano truciamente espressi cambiò diventando familiare al curatore, ma incomprensibile all'uomo che gli stava accanto, accadde un fatto spaventoso, che quest'ultimo non riuscì mai ad affidare a un misericordioso oblio. Il curatore cadde in ginocchio, si piegò letteralmente sulle ginocchia in cima alle scale e sollevò entrambe le braccia in un inconfondibile gesto di supplica.
E allora, dalle sue labbra cinere, si riversò un torrente di grotteschi balbettii. Stupido! Una figura indistinta emerse dalla toilette e con passo pesante salì le scale. Stupido! Hai peccato irreparabilmente! Sir Richard! Sir Richard! Il curatore si alzò traballante e barcollò verso la figura che saliva. Proteggetemi, Sir Richard! C'è qualcosa di innominabile laggiù! Per un momento ho pensato... Sir Richard, l'avete visto? Avete sentito qualcosa? Quelle urla! Ma Sir Richard non rispose. Non guardò nemmeno il curatore, scostò il poveretto come fosse stato solo uno stupido intrigante e cominciò a salire le scale che portavano alla sala delle antichità egizie. Salì così rapidamente che il curatore non riuscì ad affiancarlo e prima che l'uomo terrorizzato avesse raggiunto il pianerottolo che era tra le due rampe di scale, i passi dell'ospite risuonarono sul pavimento di mattonelle del piano superiore. «Aspettate, Sir Richard!» strillò Busby. «Aspettate, per favore! Sono sicuro di poter spiegare tutto! Mi dispiace! Per favore, aspettatemi!» Un accesso di tosse lo prese e in quel momento cominciò un terribile frastuono. Frammenti di vetro rotto tintinarono suggestivamente sul pavimento di pietra e provocarono echi spaventosi nel corridoio e nella tromba delle scale. Busby si aggrappò alla balaustra e gemette. Aveva il volto rosso e distorto dalla paura e gocce di sudore gli luccicavano sulla fronte. Per un momento restò a nascondersi e a piagnucolare sul pianerottolo, poi miracolosamente il coraggio gli tornò. Salì l'ultima rampa 3 scalini alla volta e si precipitò verso la sala. Un pensiero intollerabile era nato nel povero cervello stordito del signor Busby. Gli era venuto improvvisamente in mente che Sir Richard fosse un impostore, un pazzo omicida deciso a distruggere e che le sue collezioni correvano un pericolo immediato. Quali che fossero le sue deficienze umane, nella professione era coscienzioso e aggressivo in modo quasi anormale. E il frastuono era inconfondibile e si prestava a un'unica spiegazione. Busby aveva dimenticato completamente la paura nella sua preoccupazione per le preziose collezioni. Sir Richard aveva fracassato una delle bacheche e ne stava prelevando il contenuto. Busby aveva pochi dubbi su quale bacheca Sir Richard avesse fracassato. «I reperti di Luxor non possono essere duplicati!» gemette. «Sono stato orribilmente ingannato!» Improvvisamente si fermò e guardò. All'ingresso della sala era gettato a terra un assortimento di abiti che riconobbe istantaneamente. C'era il soprabito di cincilla blu, il cappello di feltro verde oliva con il cocuzzolo affusolato e la sciarpa del suo visitatore. E sulla cima del mucchio c'erano un paio di guanti gialli di camoscio. «Buon Dio!» mormorò Busby. «Quell'uomo si è tolto tutti i vestiti!» Restò per un attimo a guardare stupito e poi a grandi passi isterici avanzò nella sala. «Un pazzo, un maniaco!» mormorava sottovoce. «Un matto delirante! Perché non ho...» Poi improvvisamente smise di rimproverarsi. Dimenticò completamente la propria stupidità, il mucchio di vestiti e la bacheca frantumata. Tutto quello che fino a quel momento gli aveva occupato la mente fu istantaneamente estromesso e il curatore tremò e si ritrasse per la paura. Mai gli occhi del signor Busby si erano posati su uno spettacolo simile. Il visitatore di Busby era chino sulla bacheca fracassata ed era visibile solo la sua schiena, ma non era una schiena normale. In un momento di lucidità e di freddezza, Busby l'avrebbe definita una schiena oscena, maligna, ma il contrasto che creava con la corona non era definibile da nessuna parola indoeuropea. Perché la corona era altissima, appesantita da pietre preziose e indicibilmente luminosa, e accentuava la bruttezza della schiena. Era una schiena verde. Avvizzita fu la parola che venne in mente a Busby mentre la fissava. Ed era anche rugosa, orribilmente rugosa, attraversata da scanalature secolari. Busby non notò nemmeno il collo del visitatore, che era lucente e magro come una canna, né la piccola testa squamosa che oscillava orrendamente. Vide solo l'orrenda schiena e l'imponente corona. La corona illuminava di una luce fiammeggiante le mattonelle rossastre della sala ampia e buia. Il corpo nudo si contorceva, si girava, si dimenava spaventosamente. Un orrore nero afferrò Busby alla gola e le sue labbra tremarono come se fosse sul punto di gridare, ma non disse nemmeno una parola.
Indietreggiò barcollando verso la parete e cominciò a fare strani gesti inutili con le braccia, come se cercasse di abbracciare l'oscurità, di avvolgersi intorno il buio della sala, di rendersi minuscolo quanto più possibile e invisibile alla creatura china sulla bacheca. Ma ben presto scoprì con disperazione infinita che la creatura si era accorta della sua presenza. Quando si girò lentamente verso di lui, non fece più nessun tentativo di nascondersi, ma cadde in ginocchio e urlò, urlò e urlò. Silenziosamente la figura avanzò verso di lui, sembrava scivolare piuttosto che camminare, e tra le braccia scarne reggeva uno strano assortimento di ossa di un rosso brillante. E mentre avanzava, sghignazzava orribilmente. Fu allora che Busby impazzì, strisciò a terra, farfugliò, si trascinò lungo il pavimento come chi sia colto da una catalessi istantanea. E nel frattempo mormorava parole incoerenti su quanto fosse puro, sul fatto che Osiride lo dovesse risparmiare e quanto desiderasse riconciliarsi con Osiride. La figura, quando lo raggiunse, si chinò e alitò su di lui. Tre volte alitò su quel volto coperto di cenere e si poteva quasi vedere la faccia rimpicciolirsi e annerirsi al contatto con quel fiato caldo. Per un momento rimase chino a guardare con calma il curatore. Quando si alzò, Busby non fece nessuno sforzo per trattenerlo. Stringendo le ossa scarlatte tra le braccia magre, scivolò in direzione delle scale. I custodi non lo videro scendere, nessuno lo rivide più. E quando il coroner, arrivato dopo la tardiva chiamata di un custode, esaminò il corpo di Busby, la conclusione inevitabile fu che il curatore era morto da molto, molto tempo. La cosa nera, morta, di Frank Belknap Long. Lettura di Libri in pillole. Era mezzanotte passata quando lasciai la mia cabina. In coperta non c'era più nessuno e sottili fili di nebbia stavano sospesi sulle poltrone e si avvolgevano sulla balaustra luccicante. Non soffiava un filo di vento. La nave avanzava lentamente su un mare calmo e avvolto nella nebbia. Non avevo niente contro la nebbia. Mi appoggiai alla balaustra e inspirai l'aria umida e fosca con avidità. Una nausea quasi insopportabile, il senso di miseria mentale e fisica dilagante se n'era andato, lasciandomi sereno e in pace. Ero di nuovo capace di provare una gioia sensuale e non avrei cambiato l'aroma dell'acqua salata con perle e rubini. Avevo pagato una cifra esorbitante per le cose di cui stavo godendo e per i 5 brevi giorni di libertà e di scoperta dell'affascinante e splendida Havana, alla visita della quale ero stato convinto da un intraprendente e, spero, onesto agente turistico. Io sono, sotto tutti i punti di vista, l'antitesi dell'uomo ricco e avevo attinto così pesantemente dal mio conto bancario per soddisfare le richieste esose della compagnia Loryland Tours che ero stato costretto a rinunciare a piacevolezze indispensabili quali i sigari dopo cena, lo sherry e la chartreuse a cui avevo preferito l'oceano. Ma ero enormemente contento. Camminai in coperta e respirai l'aria umida e pungente. Per 30 ore ero stato confinato nella mia cabina con un mal di mare più debilitante della peste bubbonica o di una setticemia. Ma avendo imparato alla lunga a muovermi anche sotto il suo ferreo dominio, ero libero di godere quei panorami. Erano mirabili e gloriosi. 5 giorni a Cuba con il privilegio di poter percorrere in su e in giù la piazza Malecón inondata di sole in una limousine con la tappezzeria fiammeggiante e con l'opportunità di saziare il mio sguardo esigente sulle pareti rosa delle case e della cattedrale colombiana e di La Fuerza, il grande deposito delle Indie orientali. La possibilità anche di visitare assolati pati, bighellonare per le rejas e centellinare refrescos sotto la luna nei caffè all'aperto e acquisire, come per caso, un disprezzo spagnolo per i grandi affari e la vita frenetica.
Poi ad Haiti, scura e magica, e le isole vergini e il pittoresco e incredibile rifugio nel vecchio mondo di Charlotte Amalie, con le case dal tetto rosso e senza camini che si alzavano in fila verso le stelle, il sargasso naturale, l'inevitabile ultimo porto di raduno per i pesci arcobaleno che ingoiava uomini e navi con capitani incurabilmente ubriachi. Uno scenario di opale fiammeggiante in un anfiteatro di malachite, il cui fascino mandava bagliori che attraversavano la nebbia grigia e dissipavano la mia malinconia nordica. Io mi appoggiai al parapetto e sognai a occhi aperti anche della Martinica, e poi all'improvviso mi venne un senso di vertigine. La vecchia e noiosa malattia era tornata a torturarmi. Il mal di mare, a differenza di altre più gravi malattie, è un male individuale. Non ci sono due persone che hanno gli stessi sintomi. Le manifestazioni vanno da un leggero malessere alla devastazione delle facoltà personali. Io ero afflitto dai più gravi sintomi immaginabili. Respirando affannosamente lasciai il parapetto e mi abbandonai in una delle tre poltrone rimaste in coperta. Come il cameriere avesse permesso che le poltrone rimanessero sul ponte di coperta era un mistero che non riuscivo a interpretare. Aveva ovviamente trascurato un dovere, perché i passeggeri non erano soliti visitare il ponte di coperta durante la notte e il tempo nebbioso danneggia quelle sedie di vimini. Ma io ero troppo grato per i benefici che la sua negligenza mi aveva procurato per essere eccessivamente critico. Mi sdraiai scomposto in tutta la mia lunghezza, facendo smorfie e ansimando e tentando di convincermi che non ero malato come mi sembrava. E poi, tutto in una volta, divenni cosciente di un'ulteriore sconfitta. C'era qualcosa che abitava quella nebbia, che aveva in sé qualcosa, un odore forse, malvagiamente tangibile. Quando mi girai, quando appoggiai la guancia sul legno umido e impregnato di vernice, le mie narici furono assalite da uno strano e acre odore di singolare e nauseante intensità. Era allo stesso tempo stimolante e incredibilmente repellente. In un certo senso mitigava la mia ansia fisica, ma mi provocava anche un invincibile senso di repulsione, accompagnato da un improvviso, isterico e quasi irrefrenabile disgusto. Tentai di alzarmi dalla poltrona, ma non ne avevo la forza. Una presenza intangibile sembrava sovrastarmi e impedirmi i movimenti. E poi il fondo sembrò andarsene da tutte le cose. Non sto scherzando, accadeva veramente qualcosa di questo tipo. La base del sano mondo familiare scomparve, inghiottita dal nulla. Io mi accasciai. Abissi senza fine sembrarono aprirsi sotto di me e io ne fui sommerso, perduto in quel grigio vuoto. La nave comunque non scomparve. La nave, la sedia, il ponte continuarono a sostenermi, eppure, malgrado il legame con questi simboli esteriori della realtà, io galleggiavo in un vuoto insondabile. Avevo la sensazione di cadere, di sprofondare irrimediabilmente attraverso uno spazio eterno. Era come se la sedia che mi aveva sostenuto si fosse spostata in un'altra dimensione senza cessare di lasciare il mondo a me familiare, come se fluttuasse simultaneamente sia nel nostro mondo tridimensionale sia in un altro mondo dalle dimensioni estranee e sconosciute. Mi resi conto di strane forme e ombre intorno a me. Fissai lo sguardo in infiniti abissi neri e su continenti e isole, lagune, atolli e grandi spruzzi di acqua grigia. Sprofondai nella grande profondità. Ero immerso nella melma scura. I confini delle sensazioni erano scomparsi e un alito di corruzione mi soffiava addosso, rodendo i miei organi vitali e riempiendomi di uno strano tormento. Ero solo in quelle profondità e le forme che mi accompagnavano nel mio assoluto, abissale isolamento erano nere, grinzose e morte e si impennavano delirando con teste di scimmia, con visceri imbevuti di mare e putride pupille al posto degli occhi. E poi, lentamente, la visione immonda si dissolse. Ero di nuovo seduto e la nebbia si era infittita come non mai. La nave avanzava sicura sul mare tranquillo, ma l'odore era ancora presente, acre, invadente, ributtante.
Saltai su dalla sedia in uno stato di grande agitazione. Mi sentivo come se fossi l'unico superstite di una grande invasione terrestre che ha in un solo istante dato fondo alle risorse delle forze maligne della Terra e di aver attinto a inesplorate e paurose riserve. Ho guardato senza indietreggiare il turbolento e demoniaco oscuro inferno dei pittori italiani e fiamminghi. Ho sopportato con spirito sereno i maggiori castighi di Hieronymus Bosch e di Lucas Cranach e non mi sono neppure perduto d'animo davanti alle peggiori perversità di Bruegel il Vecchio, i cui doccioni, i cui vampiri, i cui demoni immondi sono così autocoscienti da ammorbare con la loro travolgente crudeltà e sembrano quasi andare a pezzi e dissolversi in un'orrenda, oscura e abominevole schiuma. E neppure davanti alle anime dei dannati di Signorelli o ai capricci di Goya oppure alle orrende, melmose forme marine con i corpi cresciuti a metà e con gli occhi morti, senza pupille, che si trascinano ciecamente attraverso i mondi in decadenza di Segrel, erano altrettanto snervanti e spettrali quanto la tremolante sequenza visuale che aveva accompagnato la mia percezione dell'odore. Ero emotivamente molto scosso. Entrai in qualche modo nel caldo umido del salotto superiore e aspettai ansimando che il cameriere venisse da me. Avevo premuto un piccolo bottone con la scritta cameriere di coperta sulla parete in legno accanto alla scala centrale e speravo ardentemente che egli arrivasse prima che fosse troppo tardi, prima che l'odore di fuori filtrasse nel vasto salone deserto. Il cameriere era un funzionario diurno ed era un crimine strapparlo dal suo letto a l'una di notte, ma avevo bisogno di qualcuno con cui parlare e siccome il cameriere era responsabile delle poltrone, io naturalmente pensai a lui come al logico bersaglio per i miei interrogativi. Egli avrebbe saputo. Sarebbe stato capace di trovare una spiegazione. L'odore non avrebbe dovuto essergli estraneo. Sarebbe stato capace di spiegare perché le poltrone... Perché le poltrone... Stavo diventando isterico e confuso. Mi asciugai il sudore dalla fronte con il dorso della mano e attesi con un certo senso di sollievo l'arrivo del cameriere. Era apparso all'improvviso in cima alla scala centrale e sembrava che avanzasse verso di me attraverso una foschia blu. Era stranamente premuroso e gentile. Si piegò verso di me e mi appoggiò con comprensione la mano sul braccio. «Sì, signore. In che cosa posso esserle utile? Cosa posso fare per lei?» «Fare!» Stavo facendo una confusione terribile. Riuscivo soltanto a balbettare. «Le poltrone... in coperta... tre poltrone... perché le ha lasciate lì? Perché non le ha portate dentro?» Non era ciò che avevo deciso di dirgli. Avrei voluto fargli delle domande sull'odore, ma la fatica e la paura mi avevano confuso. La prima cosa che mi venne in mente vedendo il cameriere davanti a me, così premuroso e attento, fu che egli era un ipocrita, un farabutto. Faceva finta di essere preoccupato per me, eppure per pura perversità aveva preparato la trappola che mi aveva ridotto a un relitto pietoso e indifeso. Aveva lasciato le sedie di sopra deliberatamente, con crudele e intenzionale malizia, essendo sicuro, senza dubbio, che qualcuno le avrebbe occupate. Ma io non ero preparato al cambiamento quasi istantaneo dell'atteggiamento di quell'uomo. Era agghiacciante. Stordito com'ero, capii subito che gli avevo fatto una grave, terribile ingiustizia. Egli non aveva capito. Il sangue se ne andò dalle sue guance e la sua bocca si spalancò. Rimase immobile davanti a me, completamente disarticolato, e per un attimo pensai che stesse per crollare, per cadere inerte sul pavimento. «Ha visto le sedie!» esclamò col fiato mozzo. Annuì. Il cameriere si chinò verso di me e mi afferrò per il braccio. La pelle del viso era diventata opaca. Dall'ovale bianchissimo del suo viso, due occhi, gonfi di spavento, mi guardavano terrorizzati. «Quella cosa nera è morta!» farfugliò. «Il muso di scimmia! Sapevo che sarebbe tornata! Viene sempre a bordo alla mezzanotte della seconda notte che siamo in mare!» Io sussultai e lui mi strinse il braccio. «Viene sempre la seconda notte che siamo per mare! Sa dove tengo le sedie e allora le porta fuori e ci si siede sopra!
Io l'ho visto l'ultima volta. Si stava contorcendo sulla sedia lungo disteso e si agitava spaventosamente come un'anguilla. Sta seduto su tutte e tre le sedie. Quando mi vide, si alzò, si diresse verso di me, ma io fuggii, venni qui e chiusi la porta. Ma io lo vedevo dalla finestra. Il cameriere alzò un braccio e mi indicò il punto. Lì, da quella finestra, aveva la faccia schiacciata contro il vetro. Era tutto nero, raggrinzito, come rosicchiato. Una faccia scimmiesca e umida, gocciolante. Ero talmente terrorizzato che non riuscivo a respirare. Ero paralizzato, gemevo. E poi scappai. Deglutii. Il dottor Blodgett fu sbranato, morì all'una meno dieci. Noi abbiamo sentito le sue grida. La cosa se ne andò, credo, e stette seduta sulle sedie per 30 o 40 minuti e poi si allontanò dalla finestra. Poi scese nella cabina del dottor Blodgett e prese i suoi abiti. Fu orribile. Blodgett aveva le gambe staccate e il viso ridotto a poltiglia. C'erano segni di unghiate tutto intorno al suo corpo e le tendine della cuccetta erano inzuppate di sangue. Il capitano mi ordinò di tacere, ma io l'ho detto a qualcuno. Non ho potuto trattenermi. Ho paura. Ho parlato. Questa è la terza volta che viene a bordo. Non ha attaccato nessuno la prima volta. Si è solo seduto sulle sedie. Le ha lasciate tutte bagnate e viscide, coperte da una bava nera e puzzolente. Io ascoltavo in preda al panico. Che cosa stava cercando di dirmi? Era completamente pazzo? Oppure io ero troppo confuso, anch'io troppo ammalato per afferrare ciò che stava veramente dicendo. Egli continuava incalzante. «È difficile da spiegare, signore, ma questa nave è stregata. Ogni viaggio, signore, ogni seconda notte di navigazione e ogni volta rimane seduto su quelle sedie. Capisce?» Io non riuscivo a capire chiaramente, ma assentii debolmente. La mia voce tremava per il terrore e sembrava provenire dalla parte opposta della sala. «Qualcosa là fuori!» dissi ansimando. «Era spaventoso! Là fuori! Capisce? Un odore ripugnante! Il mio povero cervello! Non riesco a capire cosa mi sia successo! Ma mi sento come se qualcosa mi premesse qui, sul cervello!» Alzai una mano e me la passai sulla fronte. «Qualcosa qui! Qualcosa!» Sembrò che il cameriere capisse perfettamente. Annuì e mi aiutò ad alzarmi. Era ancora tutto agitato per la situazione, ancora terribilmente nervoso, ma capivo che era molto impaziente di tranquillizzarmi e di assistermi. «Cabina 2D?» «Sì, naturalmente. L'aiuto ad alzarsi, signore.» Il cameriere mi aveva preso per il braccio e mi stava guidando verso la porta principale. Riuscivo a malapena a stare in piedi. Il mio stato di abbattimento era così evidente che il cameriere fu mosso a compassione e mi dedicò delle attenzioni quasi eroiche. Per due volte inciampai e sarei caduto se non avessi avuto le braccia del mio compagno intorno alle spalle che mi sostenevano. «Ancora due passi, signore. Ecco, piano. Non succederà niente, signore. Si sentirà meglio quando sarà nella sua cabina, con il ventilatore acceso. Soltanto stia calmo, signore.» Sulla porta della mia cabina parlavo ormai con voce bassissima e rauca all'uomo al mio fianco. «Adesso mi sento bene. Suonerò se ho bisogno di lei. Solo mi accompagni dentro. Voglio sdraiarmi. Questa porta si chiude dal di dentro.» «Ma sì, certo. È meglio che le porti un bicchiere d'acqua.» «No, non si disturbi. Vada pure.» «D'accordo. Va bene, signore.» Riluttante, il cameriere se ne andò, dopo essersi assicurato che avevo una presa abbastanza ferma sulla maniglia della porta. La cabina era molto buia. Ero talmente debole che fui costretto a fare pressione con tutto il mio peso sulla porta per riuscire a chiuderla. Si chiuse con un piccolo scatto e la chiave si sfilò e cadde sul pavimento. Con un lamento mi piegai sulle ginocchia e frugai nervosamente sul pavimento, ma la chiave mi sfuggiva. Imprecai e stavo per rialzarmi quando la mia mano incontrò qualcosa di fibroso e duro. Scattai indietro, boccheggiando. Poi freneticamente le mie dita scivolarono su quella cosa in uno sforzo disperato di capire che cosa fosse. Era senza ombra di dubbio una scarpa. E sopra la scarpa c'era una caviglia.
La scarpa era sul pavimento della mia cabina. La carne della caviglia sotto il calzino che la copriva era molto fredda. In un attimo fui in piedi, girando su me stesso come un animale in gabbia nello spazio ristretto della cabina. Le mie mani annasparono sulle pareti, sul soffitto. Mio Dio, se soltanto l'interruttore della luce non avesse continuato a sfuggirmi! Alla fine toccai una sporgenza di plastica sulla parete liscia. La premetti con decisione e l'oscurità scomparve e mi rivelò un uomo seduto su un divano nell'angolo. Un uomo robusto, ben vestito e perfettamente composto. Solo la sua faccia era invisibile. Era nascosta da un fazzoletto, un grande fazzoletto che ovviamente era stato messo lì intenzionalmente. Forse come protezione per le correnti d'aria piuttosto fredde provenienti dalla porta. L'uomo stava placidamente dormendo e non aveva risposto ai colpetti che avevo dato nel buio alle sue caviglie e neppure adesso si muoveva. Il chiarore delle lampadine sulla sua testa non sembrava dargli minimamente fastidio. Provai un improvviso, immenso sollievo. Mi misi a sedere accanto all'intruso e mi detersi il sudore dalla fronte. Tremavo ancora, ma l'aspetto calmo dell'uomo vicino a me mi rassicurava moltissimo. Senza dubbio era un compagno di viaggio che era entrato nella cabina sbagliata. Non avrebbe dovuto essere difficile liberarsi di lui, per esempio svegliandolo con un colpetto sulla spalla, seguito da una cortese chiarificazione e l'intruso sarebbe sparito. Una procedura semplice, se soltanto avessi potuto trovare la forza per agire con determinazione. Ero così terribilmente indebolito e mi sentivo così male, ma alla fine trovai l'energia sufficiente per allungare la mano e toccare l'intruso sulla spalla. «Mi scusi, signore», mormorai, «ma lei è entrato nella cabina sbagliata. Se non stessi male, le chiederei di rimanere e di fumare un sigaro con me, ma vede, io...» Con un sorriso forzato toccai di nuovo la spalla all'estraneo, un po' innervosito. «Preferirei restare da solo. Mi scusi, ma devo svegliarla». A un tratto capii che stavo precipitando le cose. Non avevo svegliato lo sconosciuto. Lo straniero non si muoveva, non sollevava neppure con il respiro il fazzoletto che gli nascondeva il viso. Sentii che la mia inquietudine aumentava di nuovo. Timidamente allungai la mano e presi il fazzoletto per un lembo. Stavo facendo una cosa sfacciata, ma dovevo sapere. Se la faccia dello sconosciuto era come il suo corpo, composto e familiare, tutto sarebbe andato bene. Ma se per una qualche ragione... Il pezzetto di viso che era apparso sotto il lembo di fazzoletto sollevato non era rassicurante. Con un sussulto di spavento strappai del tutto il fazzoletto. Per un attimo soltanto, rimasi a fissare l'oscuro volto ripugnante, con gli occhi bianchi da cadavere, viscido e maligno, il naso piatto da scimmia, le orecchie pelose e la spessa lingua nera che sembrava volermi raggiungere, uscendo all'improvviso dalla bocca. La faccia si mosse quando io la guardai, si contorceva in maniera rivoltante, mentre anche la testa cambiava posizione, girandosi da una parte e rivelando un profilo più bestiale e immondo del viso visto davanti. Indietreggiai verso la porta, in preda a un frenetico sbigottimento. Soffrivo come una bestia. La mia mente, privata dal terrore di ogni capacità di ragionamento, agonizzava a livello istintivo, a un livello bruto di coscienza. Eppure, in mezzo a tutto ciò, una misteriosa parte di me stesso rimaneva incredibilmente vigile. Vidi la lingua rientrare in bocca, vidi i tratti del viso raggrinzirsi e mitigarsi fino a raggiungere la forma attuale dalla bocca schiumante e gli occhi bianchi e ciechi cominciarono a bagnarsi di sottili venature di sangue. Prima la bocca era una fessura rossa in un volto dall'espressione orribile, poi la fessura rossa si allargò rapidamente e si dissolse in un flusso amorfo color cremisi. L'orrore si stava rapidamente e orrendamente dissolvendo nell'elemento base di ogni tipo di vita. Ci vollero quasi 10 minuti al cameriere per rianimarmi. Fu costretto a introdurre a forza alcuni cucchiai di brandy tra i miei denti serrati e a bagnarmi la fronte col ghiaccio passandomelo sui polsi. E quando finalmente aprì gli occhi, egli rifiutò di incontrare il mio sguardo. Era chiaro che voleva che riposassi e non sembrava avere troppa fiducia nelle sue emozioni. Tuttavia, riuscii ugualmente a enumerare i provvedimenti che avevano contribuito al mio ristabilimento e per illustrarmi il fatto dei vestiti.
I vestiti erano tutti coperti di sangue. Inzuppati, signore. Li ho bruciati. Il giorno seguente divenne più loquace. La cosa indossava gli abiti del signore che fu ucciso durante l'ultimo viaggio, gli abiti del dottor Blodgett. Li ho riconosciuti immediatamente. Ma perché? Il cameriere scosse il capo. Non lo so, signore, forse il fatto di andare in coperta l'ha salvata, forse la cosa non poteva aspettare. La volta scorsa se n'è andata poco dopo l'una ed era più tardi di quando io l'ho accompagnata nella sua cabina. Può darsi che la nave sia passata fuori zona per lei, o forse si è addormentata e non è potuta tornare indietro in tempo, ed ecco perché si è dissolta. Beh, non credo che sia andato tutto bene. C'era sangue sulle tende della cabina del dottor Blodgett e temo che ogni volta vada così. Tornerà il prossimo viaggio, ne sono certo. Si schiarì la gola. Sono contento che lei abbia suonato per chiamarmi. Se lei fosse semplicemente sceso nella sua cabina, probabilmente esso avrebbe indossato i suoi abiti nel prossimo viaggio. L'Havana non valse a ristorarmi. Haiti era orribile. Un pantano di ombre minacciose e di desolazione, e nella Martinica non dormii tranquillo neppure un'ora nella mia camera d'hotel. Il druido nero di Frank Belknap Long. Lettura di Libri in pillole. Il signor Stephen Benefield entrò nella libreria e appese il soprabito nero Chesterfield all'attaccapanni che i proprietari avevano fornito di malavoglia per la sistemazione di ciò che si indossa quando il tempo è inclemente e freddo. All'attaccapanni c'erano altri 7 soprabiti. Il signor Benefield sostò a contarli. Era un uomo metodico, osservatore. Poi si accostò al banco. Quando la commessa gli si avvicinò, fece col capo un cenno amichevole. Desidero esaminare The Cromlech Gilos di Lucian Brown, per favore. È il numero 3268A. L'ho cercato ieri nel catalogo. La commessa aggrottò la fronte e andò a cercare il libro. Al suo ritorno, il signor Benefield prese con decisione il volume con le magre mani inguantate e voltò le pagine fino a trovare il brano che cercava. Rutilius Namazianus affermava che i druidi conferivano il loro maleficio a tutti gli oggetti vicini a loro, in modo che chiunque toccasse anche solo l'orlo dei loro vestiti era in pericolo mortale di divenire compartecipe della loro divinità caduta. Chiudendo il libro, il signor Benefield sorrise e lo posò sul banco. «Questo è il brano che stavo cercando», spiegò. «Non credo di avere bisogno di copiarlo, pensavo che potesse essere un brano molto lungo, ma è così breve che posso ricordarne abbastanza da parafrasarlo senza bisogno di trascriverlo. Lo ringrazio molto. Sono Stephen Benefield, archeologo. Uso questi brani nei miei libri». «Si dice che i suoi libri siano terribilmente oscuri», pensò la commessa mentre riponeva nell'apposito spazio The Cromlech Gilos. «Non me ne meraviglio. Come può scrivere in modo comprensibile un uomo che prende sul serio Lucian Brown?» Il signor Benefield ripercorse con solennità la strada fino all'attaccapanni e fissò per un momento, crucciato, il gancio vuoto a cui aveva appeso il suo Chesterfield. «Sono certo di aver appeso il soprabito a quel gancio», pensò. «E ora dov'è?» In ansia, cominciò frettolosamente a ricontare i soprabiti appesi all'attaccapanni. C'erano ancora 5 indumenti e la sua ansietà non diminuì fin quando non li ebbe contati tutti. Qualcuno aveva deliberatamente e illegittimamente tolto il Chesterfield del signor Benefield dal gancio originale e l'aveva appeso dalla parte opposta dell'attaccapanni. Lo riconobbe immediatamente dalla fodera di seta grigia e dal colletto di velluto. Lo prese con indignazione, lo indossò e uscì dall'edificio. Durante tutta la strada fino alla metropolitana che doveva portarlo a casa sua nel Bronx, il signor Benefield continuò a borbottare fra sé: «Che diritto avevano di armeggiare col mio soprabito?» Scese le scale verso la metropolitana e depositò una moneta consumata nell'inevitabile porta girevole, poi salì su un treno che portava la scritta 180esima strada, Bronx Park.
La vettura era spiacevolmente affollata, ma il signor Benefield si slanciò in avanti e catturò con successo un posto vicino alla porta che un italiano gigantesco aveva appena lasciato libero. Lasciandosi affondare con sollievo sul sedile, accavallò le gambe e fissò con disprezzo i passeggeri davanti a lui. «Gente stupida e volgare», borbottò fra sé. «Che ne sanno dell'arte, della scienza e dello splendore dell'antichità?» Il signor Benefield era molto bene informato riguardo all'antichità. Aveva visitato l'Egitto ed esplorato tutte le rovine che si possono trovare in quella terra malvagia e penosamente sfruttata. Aveva familiarità con il Tibet e i suoi affascinanti monasteri nascosti fra le montagne. Si era intromesso fra i volumi proibiti delle biblioteche della Cina centrale e aveva scalato le Ande per ammirare i colossali monumenti di pietra lasciati dalle popolazioni pre-incaiche all'ammirazione dei popoli del nord. E, incidentalmente, aveva passato 7 anni a Yale, da dove era emerso con una laurea e la convinzione che l'archeologia fosse una scienza sacra e che vi fossero in essa più cose di quante ne sognano le nostre volgari filosofie. Ma sfortunatamente il signor Benefield era ora infelicemente sposato e finanziariamente tartassato e non era più in grado di dedicarsi alla sua scienza favorita con quell'esclusività che avrebbe desiderato. Anzi, con tutte queste frustrazioni gli si era distorta la personalità. Prendeva ancora con serietà le sue ricerche archeologiche, il che era lodevole, ma ormai da parecchi mesi si interessava a cose meno saporose, cose che gli uomini intelligenti della terza decade del XX secolo ordinariamente non approvavano e i suoi colleghi avevano cessato di guardarlo con rispetto incondizionato di sempre. Parecchie delle posizioni recenti assunte dal signor Benefield, anzi, come la dichiarazione che credeva ai vampiri, per esempio, e che il culto voodoo di Haiti non fosse una cosa da prendere a cuor leggero, gli avevano alienato un numero considerevole di amici studiosi. Il signor Benefield era di fatto divenuto, nei momenti meno lucidi, una specie di teosofo eclettico. Non si curava del misticismo zuccheroso e didattico di Madame Blavatsky e disprezzava i moderni esponenti del suo culto, ma condivideva la credulità mistica del poeta Maeterlinck e le inclinazioni medievali, anche se non proprio quelle religiose, di contemporanei reazionari come Chesterton e Belloc. In breve, credeva che la vita fosse una cosa misteriosa e che noi ne sappiamo molto poco. Alcuni frammenti delle Veneri d'Orignac, che aveva diligentemente raccolto nelle caverne dei Pirenei, gli avevano confermato le sue ipotesi. Ma ora, mentre sedeva nella metropolitana diretto al Bronx, non pensava alle Veneri d'Orignac. Non pensava nemmeno ai gilos dei dolmen che occupano tante pagine affascinanti del libro erudito di Lucian Brown. Aveva la mente completamente presa dalla gente davanti a lui. Ricambiavano il suo sguardo con un'avidità che in un certo senso lo spaventava. Lo guardavano con una curiosità quasi malsana, come se i loro occhi fossero attratti da lui da una forza estranea a loro. È vero che per qualche particolare il signor Benefield era un uomo dall'apparenza strana. Aveva i capelli assurdamente lunghi che gli scendevano sulla fronte in una frangetta circolare, antiquata. Aveva il cappello di 2 misure troppo piccolo per la testa smoderatamente grossa, una testa brachicefala per quanto si vantasse di 20 generazioni di antenati sassoni, e i calzini di lana pesante che gli aveva acquistato la moglie e che, non sorretti da giarrettiere, gli si ammassavano sulle scarpe come le pieghe elefantine del torso di un eunuco abissino. Ma queste idiosincrasie non erano in sé sufficienti a render conto dell'espressione costernata sulle facce dei suoi compagni di viaggio. Il signor Benefield si chiese se per caso quella mattina avesse trascurato di radersi prima di uscire di casa. Aveva la barba insolitamente prolifica e bastava la trascuratezza di un giorno per renderla leggermente visibile. Non così visibile, però, come i calzini ammucchiati sulle scarpe o la frangetta antiquata, ma il signor Benefield era del tutto inconsapevole della sua comicità generale. Era solo la barba che lo preoccupava e, per essere certo di essersi realmente rasato, non riusciva a ricordarsene, alzò la mano destra e se la passò lentamente sul mento. Aveva il mento umido e gocciolante. Il signor Benefield tolse di scatto la mano e la fissò con orrore. Sulla palma c'era una chiazza umidiccia, nera, inesplicabile, una chiazza gelatinosa.
Tossì per il disagio, non ricordava di essere passato sotto una grondaia sporca, ma necessariamente doveva aver camminato sotto qualcosa del genere. Da una delle costruzioni alte, borbottò sottovoce. Ieri è piovuto e il vento ha soffiato l'acqua sporca della grondaia sulla mia faccia. Devo essere davvero uno spettacolo. Non c'è da meravigliarsi che mi fissino. La dignità non gli permetteva di restare al suo posto dopo questa scoperta sconvolgente. Alzatosi in fretta, si spostò nel retro della vettura e si nascose in un angolo del vagone. C'erano solo due altre persone, una bambina di 7 anni e la sua anziana nutrice. La bambina vide per prima il signor Benefield, lo fissò per un momento con un terrore senza nome, quindi seppellì la faccia terrorizzata fra le pieghe dell'abito della nutrice. «L'uomo nero!» urlò. «Voglio scendere!» Subito la nutrice alzò la faccia e per un attimo guardò fissa il signor Benefield con assoluta incredulità. Poi il disagio nei suoi occhi divenne terrore e con un urlo afferrò la bambina per il braccio e si allontanò frettolosamente. Fortunatamente per il signor Benefield, la vettura arrivò in quel momento alla stazione e così riuscì a deludere l'affollarsi di passeggeri curiosi. Lanciatosi all'impazzata sul marciapiede, salì le scale fino alla strada e si gettò nell'oscurità di un vicolo. Quel buio lo calmò, era balsamo di Gilead per il suo orgoglio ferito. Camminò in silenzio, lasciandosene avvolgere letteralmente, mentre la mente godeva per un attimo la quiete che precede la tempesta. Non aveva ancora osato toccarsi la faccia. Non aveva osato, ma fra un momento l'avrebbe fatto. L'oscurità gli rendeva rapidamente la fiducia e fra un momento avrebbe osato qualsiasi cosa. Era cosciente di un confuso potere che si agitava dentro di lui, ma nello stesso tempo provava anche un senso di sconfitta che lo sopraffaceva, un senso di costrizione. Sentiva i vestiti che lo soffocavano, era assurdo essere soffocato da quell'orribile cosa rigida che gli circondava il collo. Come si chiamava? Ah sì, colletto. Ne aveva quasi dimenticato il nome, ma ricordandolo se lo strappò di scatto e lo gettò a terra, quindi si toccò di nuovo la faccia. Era viscida, sfigurata. La mano vi scivolò sopra. «Buon Dio!» esclamò boccheggiando e si mise a correre. Doveva raggiungere casa sua il più rapidamente possibile e togliersi dalla faccia quell'indicibile schifo che vi era finito sopra. Corse per 5 minuti buoni e arrivò alla porta del suo appartamento completamente senza fiato. Mentre armeggiava con frenesia in cerca delle chiavi, provava un vago senso di orrore che lo sopraffaceva e un senso di vergogna che paradossalmente si mescolava a un senso di ribellione selvaggia e turbolenta. Era come se improvvisamente, in qualche modo odioso e innaturale, avesse rotto la forma umana alla quale siamo stati assegnati. Quasi come se, non riusciva a esprimerlo con precisione, fosse divenuto partecipe di qualche divinità esoterica e onnipotente e potesse sperimentare simultaneamente ogni emozione nuova, come se tutti i piaceri e le ansie della vita di un uomo potessero essere suoi in un solo istante e anche piaceri e dolori che non hanno corrispondenza alcuna nel mondo che conosciamo. E in quel momento il signor Benefield vide, nel pannello di vetro che interrompeva l'esterno della porta, un volto. Istantaneamente tutto il suo essere fu sommerso da un terrore soprannaturale, paralizzante, soffocato da una ripugnanza incontrollabile e sfibrante. Il tocco soffice e carnoso delle mani sul volto aveva vagamente suggerito qualcosa di anormale, ma questo non era... Dio, non era neanche una cosa umana quello che lo fissava dal vetro. Non umana, non assomigliava neanche lontanamente a una faccia umana. Era coperta di peli scuri e spessi, e dove avrebbe dovuto esserci la bocca... Il signor Benefield indietreggiò di fronte all'orrore spaventoso di quella cosa. Aveva il cervello paralizzato, non riusciva nemmeno più a deglutire. In silenzio, lentamente alzò le mani e le scrutò. Era come aveva temuto. Gli artigli erano molto lunghi. Rapidamente li nascose nelle spesse pieghe di carne delle palme nere e umide. Una pugnalata di terrore gli attraversò la faccia mentre sperimentava quel momento di terrore e di dubbio. Quasi preferiva la faccia. La faccia aveva occhi. Almeno occhi, i suoi occhi. Ma poteva giurare che fosse così? Anche ora, mentre li fissava istericamente, sembravano sciogliersi e fondersi con quella terribile faccia.
Pensieri familiari si formavano in un cervello che non era più completamente suo. Sapeva che il cervello non era più suo nella sua totalità perché, insieme alle frasi che riconosceva, erano mischiate sillabe oscene ed estranee, derivate da qualche idioma infernale che era sufficientemente gaelico nelle sue sibilanti da essergli forse vagamente comprensibile. O, se non proprio comprensibile, almeno dannatamente insinuante. «Ustei doinei che a doinei!» Il soprabito non è tuo. Lui lo indossava. Dei ai sintat. Rutilius, Rutilius Namazianus sapeva. Lui sapeva, loro non muoiono. Il soprabito per l'amor di Dio toglilo. Non capisci? Doinei usti, lui, il druido, un vate, nella libreria. In America, sì, sì, loro non muoiono mai. Con un enorme sforzo di volontà, il signor Benefield afferrò i risvolti del soprabito e combatté per toglierselo. Ma nel vetro la cosa non approvava. Gli occhi scintillavano di brama maligna e saliva nera gocciolava dalla caverna aperta nella faccia oscura. «Gushur!» Il signor Benefield cedette quasi a quest'appello osceno, quasi desiderò di poter sguazzare, come in un'estasi indicibile, nello sporco porcile dove... Ma no... No, era impensabile. Una voce ruggì dentro di lui. «È una maledetta superstizione celtica! I romani hanno cacciato il piccolo popolo sulle colline! Con ferro e fuoco hanno ucciso i loro dei oscuri! Sputarono sui vati e sui bardi! Anche i sassoni e i normanni sputarono! E tu? Il loro sangue è in te! Uccidi! Ridi! Sei un erede delle razze invincibili. Nessun vate può stare ritto di fronte a te. Uccidi i loro sacerdoti!» Fu afferrato allora all'improvviso da un sentimento di potenza. Era come se tutti i suoi padri, romani, sassoni, normanni, danesi, fossero improvvisamente sorti alla vita in lui e lo spingessero in avanti, urlandogli nelle orecchie «Combatti! Combatti per Cesare, per Artù, per gli dei puri e coraggiosi, per il valore e la pietà, per la tua anima!» Con un grido tanto tremendo da sembrare a malapena di derivazione benefildiana, si strappò il soprabito e lo scagliò furiosamente lontano. «E adempquate insinuaveris retro via repetenda est!» gridò. «Maledetta oscenità celtica!» Lanciò la maledizione direttamente alla cosa che pensava di essere diventato, ma quando guardò di nuovo, quando osservò con occhi rabbiosi e di sfida l'immagine nel vetro, scoprì che aveva perso tutta la sua odiosità. Allora svanì la sua ira, poiché l'immagine dell'originale signor Benefield difficilmente poteva provocare ira in chiunque. Ed era l'originale signor Benefield che ora lo stava fissando dal vetro. Misto al sollievo irresistibile che provava, c'era un'inesplicabile sensazione di sfinimento. Cominciò apparentemente a esistere in una specie di trance. Tirate fuori le chiavi, aprì la porta e attraversò in stato di semi-incoscienza il vestibolo e salì le due rampe di scale fino alla sua camera. Si chiese vagamente se sua moglie l'avrebbe rimproverato per essere tornato a casa tanto tardi. Se avesse saputo, ma no, non gliel'avrebbe detto. L'esperienza stava già scomparendogli dalla mente. Anche in quel momento ne dubitava e col tempo l'avrebbe forse anche dimenticata. Ed era tanto stanco. I resti frammentari di ragione che rimanevano lo avvertivano che non avrebbe mai dovuto discuterne con la moglie o tentare di spiegarle qualcosa. Solo il sonno poteva ristorare la sua psiche distrutta e doveva riuscire in qualche modo a mettersi a letto inosservato. Era un mondo curioso. Un mondo curioso e inesplicabile, e se la gente fosse intelligente, come certi stupidi credevano, non avrebbe fatto domande su, i druidi o su niente. Avrebbe accettato tutto come scientificamente provato e sarebbe semplicemente andato a dormire come un gatto contento e ben pasciuto. Sfortunatamente, la mattina seguente al signor Benefield non fu concesso di dormire ininterrottamente fino alle 10, l'ora abituale in cui si alzava. 8 minuti prima delle 9 fu svegliato dalla moglie che esclamò «Quella sciocca vecchia che sta dall'altra parte dell'atrio, la signora Armon, mi ha appena fermato per raccontarmi una storia pazzesca. È molto spaventata perché dice che c'era un ladro in casa alle 11 la notte scorsa». «Un ladro?» chiese insonnolito il signor Benefield. «Che cosa terribile!»
Già terribile e molto strana, anche se è vera. Come pensi che abbia fatto? Oh, non riesco a immaginarmelo. L'io emotivo del signor Benefield era ancora profondamente immerso nel suo sonno, cioè sepolto nel suo subcosciente, e parlava con un freddo distacco intellettuale. Era alto e molto molto magro e si è arrampicato per la finestra del salotto. La signora Harmon sonnecchiava su una sedia al centro della stanza. Non ha usato urlare per timore che le sparasse. È rimasta semplicemente là a guardarlo, cercando di non respirare. Lui ha attraversato il salotto e si è spostato nell'ingresso. Un attimo dopo l'ha sentito chiudere la porta. È entrato dalla finestra ed è uscito dalla porta. Non è insolito per un ladro, mormorò il signor Benefield. È quello che pensa anche la signora Harmon, e non appena ha chiuso la porta, lei è corsa a osservarlo attraverso le tendine. Sai una cosa? L'uomo aveva lasciato il soprabito nel portico e si stava chinando per riprenderlo quando la signora Harmon l'ha visto. Mentre lo guardava se l'è infilato. Le voltava le spalle, ma lei dice che la testa aveva un aspetto strano, indecente, dice. Le ha fatto venire i brividi. Aveva una bombetta inglese che la copriva quasi tutta, ma le orecchie stavano fuori, dice, ed erano nerissime e a punta. A punta. Fece eco il signor Benefield. Ora era completamente sveglio e provava un orrore vivido e acuto. Proprio a punta, o così sostiene lei. E poi dice, ha sceso le scale e se n'è andato lungo la strada strascicando i piedi. Lei è uscita sul portico, l'ha guardato finché non ha girato l'angolo. E poi dice, è dovuta rientrare perché c'era un odore orrido, spaventoso, come quello che si sente allo zoo nella casa delle scimmie, dice. Poi ha aggrottato la fronte, scosso la testa, ha detto, ma non era proprio un odore di scimmia, era più di serpente. Il signor Benefield emise un lamento e si afferrò con coraggio a una pagliuzza. «Penso», affermò, «che l'energia nervosa della signora Harmon si sia scaricata sfortunatamente attraverso i canali afferenti di quegli archi sensomotori che comprendono quello che i neurologi chiamerebbero il focus della consapevolezza corticale. Vede delle cose che non è possibile che siano presenti ai sensi». «Vuoi dire che si immagina le cose?» «Sì, mia cara. Questo lo esprime succintamente. Immagina le cose. Ora, per favore, non svegliarmi per un'altra ora». Il signor Benefield si voltò sul fianco e si mise risolutamente a dormire, ma nel sogno che seguì immediatamente incontrò proprio la cosa che aveva sperato di evitare e fu obbligato, forzato, a pagare un tributo subcosciente alla veracità della signora Harmon. «Morte di Dio!» gridò mentre ne seguiva le tracce in un bosco infernale fino alla sua tana. «Un cavaliere di Malta teme quanto te!»